Nella seconda parte della costruzione del nostro cruscotto andiamo a costruire un grafico dinamico che rappresenta le vendite mensili dell'anno a confronto con obiettivi e anni precedenti. Rappresentare tutte queste informazioni in un solo grafico rende la lettura difficile, come vedrete tra poco. Trasformo prima la tabella in tabella Excel, CTRL T, ok, seleziono tutta la tabella, mi posiziono e seleziono da tutta la tabella, vado in inserisci, linee e dall'anteprima si vede evidente la difficile lettura del grafico. Ritorno quindi alla tabella. Seleziono, come abbiamo visto prima, la prima, allora mi punto qui, 1, 2, maiuscola dal tastiera, freccia destra per selezionare la colonna vendite N, obiettivo N, vado quindi in linee e inseriamo il grafico a linee, grafico selezionato, spostiamo nel foglio dove si trova il cruscotto, ok, spostiamo quindi il grafico qui in basso, lo riposizioneremo poi dopo, seleziono il grafico, il titolo non serve, cancelliamo, allora, e qui andiamo ad inserire gli elementi che renderanno questo grafico dinamico. Per prima cosa inseriamo il nella barra multifunzione scheda sviluppo, inseriamo una casella combinata che permetterà di selezionare i vari elementi del grafico. Prima ancora di andare a settare le opzioni del formato controllo per la casella combinata, dobbiamo inserirli a nulla. Ci servirà rappresentare i dati di obiettivi e di anni precedenti, li seleziono, CTRL C, cruscotto, mi posiziono ad esempio in A20, clicco destro del mouse, trasponi, ok, questa intanto le diamo un nome, grafico, linee, scegliere, ok, qui gli diamo il nome di grafico casella combinata, comb, ok, per sapere che lì c'è qualcosa gli diamo un giallo e qui gli diamo ad esempio il nome di grafico, titolo, etichette, CTRL invio per rimanere nella stessa cella e qui diamo un altro colore, questo. Andiamo quindi a dare le proprietà della nostra casella combinata. L'intervallo di input, abbiamo detto, è nei nomi definiti grafico, linee, scegliere, il collegamento della cella, il valore che sceglieremo nella casella combinata verrà attribuita alla cella grafico che ha il nome grafico casella combinata e il numero di elementi sono 3. Mettiamo pure uno sfondo in 3D. Ok, vediamo se abbiamo selezionato. Se le selezioniamo, ok, tutti gli elementi ci sono. E scegliendo questo la categoria dalla casella combinata, il valore viene associato a questa cella a cui abbiamo dato il nome grafico casella combinata. In questa cella dobbiamo rappresentare quello che viene scelto qui, che poi ci servirà per inserire il titolo, poi le etichette.
Qui quindi inseriamo la formula indice, la matrice è il grafico linee scegliere, scegliamo, tabulazione della tastiera, punto virgola e riga, selezioniamo grafico, casella combinata, tabulazione della tastiera e chiudiamo la parentesi, control invio e vediamo se funziona. Ok, a questo punto inseriamo il titolo, andiamo nella barra della formula, uguale, aperta virgolette, vendite verso, vendite N verso, ok, la E commerciale e inseriamo il dato che viene inserito in questa cella che ha il nome di grafico, grafico titolo etichette, controllo invio e formattiamo questo come titolo 3 e quando scegliamo qui gli elementi cambiano in corrispondenza. Ok, fatto questo dobbiamo procedere poi a fare in modo che quando selezioniamo un elemento in questa casella combinata il grafico cambia in risposta alla scelta del parametro scelto nella casella combinata. Per fare ciò andiamo quindi in formule, definisci nome, diamo il nome di grafico linea, grafico piuttosto dinamico, avrà effetto in questa cartella di lavoro e in questo modo dobbiamo inserire qui indice, qui bisogna essere attenti, inserire indice, inseriamo, andiamo, la matrice di dati è, si trova nel foglio dati e avremo bisogno di queste celle. Ok, avrei potuto selezionare con lo strumento della tabella Microsoft Excel, ma così va, ci va bene lo stesso. E inseriamo quindi qui punto virgola per le righe, punto virgola per le colonne e nelle colonne andremo a rappresentare il numero, nel senso la matrice nella formula indice, inseriamo la matrice e con la colonna che andrà a prendere dal valore della casella che abbiamo attribuito alla casella combinata saprà scegliere se è l'obiettivo, se i dati sono dell'obiettivo N dell'anno meno 1 piuttosto che anno meno 2. Quindi qui inserisco grafico casella comb, ok, chiudo, spero di averla scritta correttamente, sembra sia stata inserita correttamente, poi dovremo, per controllare quale valore è stato inserito, andiamo in formule, gestione nomi e selezioniamo il grafico e fa riferimento a questa tabella. Questa è la formula che abbiamo inserito. Vediamo la formula in questo modo perché prende la funzionalità di tabella in cui le formule vengono rappresentate secondo un'altra normalizzazione. Quindi chiudo, vediamo se la formula è stata inserita correttamente, selezioniamo il grafico, seleziono il grafico, questo
clic destro del mouse, seleziona serie dati, andiamo a selezionare obiettivo N e facciamo modifica. In modifica inseriamo nel valori serie, inseriamo dati, punto esclamativo per indicare che i dati si trovano nel foglio dati, e inseriamo grafico dinamico. Ok, premiamo invio e andiamo a controllare anno meno 1, anno n, vediamo se il grafico cambia. Ok, il nostro grafico sta rispondendo. Qui abbiamo delle cifre esorbitanti, dobbiamo trasformarle in migliaia. Ritorno semplicemente ai dati, seleziono quindi i dati, CTRL maiuscola destra per selezionare tutto l'intervallo di dati, CTRL 1 per aprire il formato celle personalizzato e inserisco qui semplicemente questo punto per trasformarlo in migliaia. Quando ritorno al grafico è tutto perfetto. Ok, possiamo anche ridurre il grafico e rettarlo, ma questo non è importante per il momento. Ora che posso selezionare il grafico, cambia correttamente. Ok, ora quando seleziono nella casella combinata l'etichetta non cambia. Per modificare anche l'etichetta, per renderla dinamica, seleziono di nuovo il grafico, seleziono dati, vado su obiettivo, modifica, e all'interno del nome serie inserisco, abbiamo dato il nome di grafico, titolo, etichette. Ok, invio, e ok, e il grafico è perfettamente dinamico. Potete poi aggiustare l'effetto visivo come più vi pare, e ora passiamo alla rappresentazione della terza parte del cruscotto.